E dallo studio passiamo a un collegamento direttamente con Roma, collegato con noi dalla capitale, l'onorevole Paolo Paternoster, deputato della Lega, componente della Commissione Bilancio. Benvenuto onorevole. Buongiorno a voi e grazie naturalmente dell'invito. Allora, parliamo di economia, parliamo di lavoro, come abbiamo detto anche con i nostri ospiti nelle puntate precedenti, ma lo ribadiremo anche questa sera. Per l'economia, specie per alcuni settori, è un buon momento. Un momento di ripresa, lo sappiamo, con tante incognite. Insomma, che analisi fa di questo momento anche dal suo osservatorio, quello ovviamente di una commissione bilancio? Lei comunque da imprenditore questi temi li mastica quotidianamente. Allora, io direi che siamo passati da un 2020 che era carico di sostegni, tanto è vero che i decreti sostegni che il governo aveva emanato per cercare di appunto sostenere l'economia e tutte quelle categorie economiche che avevano sofferto terribilmente per il Covid, a un 2021 dove ci siamo concentrati già da gennaio con il nuovo governo a dire ok, va bene sostegni, va bene sostenere appunto non solo le categorie economiche ma anche i cittadini, le famiglie in una ripresa che dovrà esserci, però puntiamo su una cosa di assolutamente importante e decisa, che è quella dei vaccini. Solo così abbiamo sconfitto, seppur parzialmente, perché vediamo anche i dati di questi giorni, una pandemia economica e quindi anche la pandemia sanitaria, perché non ci possono essere sostegni che tengano se non riparte l'economia. Tu puoi, guarda, vi do un dato, Commissione Bilancio. L'anno scorso abbiamo, fino ai primi mesi del 2021, abbiamo investito qualcosa come 300 miliardi di euro, pensate un po', 300 miliardi di euro, miliardi di euro per sostenere l'economia nazionale in un anno, vero? Bene. Allora, nonostante questa cifra incredibilmente alta, è chiaro che l'economia non è stata sufficientemente, tra virgolette, contenta, perché comunque mancava il fatturato, no? Il fatturato di un anno alla fine. E quindi non c'è miglior sostegno della ripartenza economica. Abbiamo visto quindi un 2021 che ha dato un segnale importantissimo di ripresa. I dati parlano di un PIL che aumenterà a fine anno di oltre 6 punti percentuali. Questo però non è tutta rose e fiori, attenzione, perché io adesso parlo da imprenditore. Se aumenta il PIL, aumenta il fatturato, aumenta quindi il giro d'affari per le aziende, sono contenti gli imprenditori, sono contenti anche i dipendenti e quindi tutte quelle persone che ruotano attorno al mondo imprenditoriale, perché comunque trovano anche un po' di stabilità e di tranquillità. Però tu vai a dirgli alle famiglie che il PIL è aumentato del 6,2% quando si trovano a pagare già da questo mese o mese scorso delle bollette energetiche che sono esattamente il doppio di quelle dell'anno scorso, perché ho parlato con i più grandi gestori dei servizi elettrici nazionali o anche i fornitori di gas metano. E beh, cioè la prospettiva purtroppo di questi aumenti del costo dell'energia va fino minimo a metà del 2022, quindi è un problema enorme. Allora, se da una parte c'è l'economia che è ripartita, dall'altra parte c'è un problema immenso e non è legato solo alla speculazione, di aumento dei costi delle materie prime tra le quali appunto l'energia. Che tra l'altro incide direttamente anche sulla vita dell'impresa, perché dicevamo, lei ha parlato di famiglie, ma anche le imprese italiane giustamente hanno un grande bisogno di energia per far girare le proprie macchine e quant'altro, o i carburanti se pensiamo alla logistica e ai trasporti, e quindi di conseguenza vengono messe in difficoltà anche loro. Ecco, onorevole, per concludere, è innegabile che l'erogazione di alcuni bonus, in primis super bonus, ma altri, abbiano dato una spinta importante in alcuni settori, pensiamo per esempio all'edilizia. Ma quanto pesa questa politica, dell'erogazione di bonus, che da una parte incentiva il lavoro, ma dall'altra viene poi a pesare anche sulle casse dello Stato? E dall'altra parte, poi chiudo, anche un PNRR che potrebbe davvero dare una svolta in positivo e sbloccare a livello infrastrutturale, di opere, non solo, situazioni che
non potrebbero mai essere sbloccate se non con degli aiuti straordinari come quelli che mette in campo l'Europa. Allora, guardi, sul discorso degli ecobonus, secondo me c'è un po' da affiancare appunto queste misure al PNRR, che ti dà tantissimi, voglio dire, risorse economiche per la transizione ecologica, per esempio. E mi spiego bene. Allora, sgombriamo il campo. La Lega ha fatto delle proposte al governo sul discorso degli ecobonus. Tutti gli incentivi sull'edilizia, okay, devono essere, per quanto ci riguarda, prorogati, ma devono avere una proroga non tanto per il 2022 o il 2023, ma devono avere una proroga, secondo noi, di almeno 4-5 anni, perché ci deve essere una visione da questo punto di vista a medio termine, minimo 5-6 anni. È vero che il presidente Draghi dice costano tanto, benissimo, costano tanto. Però sappiamo bene che tutti gli interventi su questi settori, quindi dell'edilizia sostenuta dal governo con gli ecobonus, portano anche gettito fiscale. E quindi, voglio dire, da una parte c'è la transizione ecologica, la gente che si sistema la casa, e questo è un bene, perché comunque risparmiamo in energia, certo, abbiamo case più diciamo così, più moderne e dal punto di vista energetico più efficaci. Dall'altra parte c'è un gettito fiscale, perché tutti dichiarano tutto, questo lo ricordiamo. Allora, la nostra proposta qual era? Mantenere negli anni tutti gli ecobonus, dal primo all'ultimo, e se costano tanto, beh, allora io devo spezzare una lancia anche nei confronti del governo, possiamo cercare di farli costare di meno. Potrebbe esserci una compartecipazione dei cittadini alla sistemazione delle case. Mi spiego, non è che ce lo ordina il dottore che al 110% debba durare, non so, 5 anni, 6 anni al 110%. Se il governo lamenta un costo eccessivo, possiamo dire che per il primo anno potrebbe essere 110, poi al 90, poi all'80, poi 70, cioè, nel senso, manteniamolo per tanti anni, costa troppo, scaliamo negli anni, ma manteniamoli questi ecobonus, perché comunque sono un volano importantissimo per l'economia. E dirò di più, se noi diamo una prospettiva anche qua di medio periodo, 5-6 anni minimo, non c'è più la fiammata delle materie prime che oggi non si trovano, e quindi un aumento dei costi delle materie prime, non c'è più una fiammata nei costi anche per sistemarti le case, perché non c'è nessuno che ha tempo, e quindi i cantieri, certo, vengono aperti dove c'è quello disposto a pagare di più. Se tu dai una prospettiva di lungo periodo, le materie prime le trovi a minor prezzo, e anche i costi di costruzione, non c'è più questa fiammata, ma sicuramente ci sarà una armonizzazione, certo, a ribasso, e troverai aziende che magari fra 6 mesi no, però fra un anno ti faranno il contratto e ti dicono: ti metto a posto la casa, ti faccio il tetto, ti lacco il vento, ti cambio i serramenti, ti metti i pannelli solari, faccio tutte queste azioni, secondo noi, importantissime, che sostengono l'economia, ma a prezzi, voglio dire, umani. Perché, certo, oggi non è così. Non trovi oggi né materie prime né aziende che ti fanno i lavori, e questo lo sappiamo. E lo sappiamo bene, ne stiamo parlando, ne parleremo anche con gli ospiti in studio questa sera. Onorevole, è stato prezioso il suo contributo, la ringraziamo per essersi collegato con noi e l'aspettiamo in studio prossimamente, quando sarà di nuovo a Verona. Molto volentieri, e grazie per l'invito e complimenti per la vostra trasmissione, sempre molto puntuale e competente. Grazie onorevole, buona giornata. Grazie a voi. E adesso torniamo in studio, quindi dai nostri ospiti, e torniamo.